Ciao a tutte e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi è un video super richiesto, cioè tutti i miei film e le serie TV preferite. Principalmente quello che mi viene richiesto il 50% delle mie giornate, soprattutto su Instagram, direct e queste cose così. Comunque ho già fatto una cosa simile, ve la linko nella scheda informazione se vi va di vedere, diciamo, la prima parte. E quindi oggi siamo qua a fare un po' il continuo, quindi tutti i film e le serie che ho scoperto successivamente. Mi scuso già da ora se in questo video ci saranno delle ripetizioni. Non mi sono andata a riguardare il video per sentire quali vi avevo già detto, quindi in ogni caso vi farò scoprire sicuramente almeno uno o due film nuovi, uno o due serie nuove. Parto subito col dirvi le mie due applicazioni preferite appunto per i film e per le serie. Per i film assolutamente Todo Movies, basta che ricercate i titoli dei film e potete aggiungerli alla lista di quelli da guardare e poi una volta che li avete visti cliccate sulla V e invece ve li mette nella lista di quelli visti, spero di essermi spiegata, comunque è più semplice di quello che sembra. E quindi partiamo proprio da questi. Partirò da quelli originali Netflix che sono usciti in realtà molto recentemente, che mi sono piaciuti uno più dell'altro, ma forse il mio preferito è questo, che è The Kissing Booth. Credo sia un po' la storia che tutte noi ragazze vorremmo vivere praticamente, infatti quando ve l'ho detto siete impazzite, tutti mi avete lasciato dei feedback super positivi quando l'avete visto, quindi sono sicura che vi piacerà. Mi piace tantissimo sia gli attori, appunto, vabbè, la storia, perché vi dico, stavo col batticuore tutto il tempo, poi a me piacciono questi film così adolescenziali e quindi sicuramente da 1 a 10 questo si merita un 9 e mezzo. Poi come sempre io voglio sapere anche le vostre opinioni sotto nei commenti e se avete qualche film da consigliarmi. Altro film originale Netflix che è ripreso da un libro che tra l'altro io voglio troppo leggere, che si chiama To All the Boys I've Loved Before, in italiano lo trovate su Netflix scritto tutte le volte che ho scritto ti amo. Anche questo, vabbè, trama abbastanza adolescenziale, abbastanza insomma percepibile. Vi racconto brevemente. Parla di questa ragazza che ad ogni ragazzo che le è piaciuto scrive una lettera, quindi non le dichiara mai il suo interesse, il suo amore. A un certo punto questi ragazzi ricevono queste lettere, non vi dico come insomma, e quindi lei si ritrova tutti questi ragazzi che le vengono a dire sì grazie per questa lettera, insomma pazzesco, e alla fine vi dico solo che riceverà una gioia. Questo è quanto. Però vabbè, spiegata così è un po' riduttiva, ma è molto carina. Anche lei, l'attrice, mi è piaciuta troppo. Altro film è Sierra Burgess è una sfigata. Mi sono molto ritrovata in questo film, soprattutto in alcune frasi, in alcune, insomma, scene, no? Penso un po' a tutti in realtà. Però non si limita a quello, perché secondo me è molto più profondo di come vuole poi essere, insomma, tutta la storia. C'è sempre lo stesso attore che ha fatto anche il film che vi ho detto prima, che a quanto pare sta spopolando e piace a tutti. Io devo dire che però i gusti sono gusti. E appunto parla di questa ragazza che si innamora di quest'altro ragazzo, però non vuole mostrarsi per quella che è realmente, quindi è una sorta di catfish per intenderci, quindi finge di essere un'altra ragazza e alla fine questi due si innamorano, però lei alla fine non sa come sbloccare questa situazione e dirgli che in realtà non è quella che lui pensa. Ma è un sacco carino. Allora, ci sono alcune scene un po' imbarazzanti in cui tu lo guardi e fai tipo, oh mio Dio, non voglio guardare, cioè non voglio sapere come va avanti, come esce da questa situazione. Però quello che distingue questi film dalla vita reale è che alla fine queste c'hanno sempre culo. In realtà non è così, però ok, sono molto carini. Poi abbiamo La rivolta delle ex, che è un film con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. Mi sono piaciuti un sacco, vabbè, loro già sono attori insomma un pochino più grandi proprio come nome, quindi non mi aspettavo di meno. Ma la storia in sé è molto 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 carina. Praticamente questi due si conoscono da quando sono piccoli, lui però è uno di quelli classici playboy, mentre lei è una un pochino più vado per la mia strada, se incontro l'uomo giusto bene, se no. Avevano già avuto un flirt da piccoli e poi si rincontrano, se non mi ricordo male, al matrimonio del fratello di lui, dove lei però fa la damigella della sposa, e quindi appunto si rincontrano e poi insomma sta a voi vederlo, ma è molto 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 carino. Poi abbiamo Bad Moms, c'è più di un film di questo film, cioè il primo e il secondo. Devo dire, vabbè, che il primo è il più epico, insomma, vi innamorerete di ogni singolo personaggio e se siete mamme e vedete questo film sicuramente vi ritroverete ancora di più di chi non lo è, però vabbè, è iconico. Il secondo mi è piaciuto di meno, ma allo stesso tempo si rifà molto al primo, insomma, vi fa capire un po'
pochino più di cose, quindi ci sta. Poi, questo è un genere che magari non piace a tutti, però sapete che io ho questo lato nerd, sono principessa e nerd, ed è Transformers. Anche qui c'è più di un film. Io devo dire che avevo visto il primo, il secondo e il terzo qualche annetto fa, gli ultimi li ho recuperati molto 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 di recente, tipo l'anno scorso e quest'anno. In più è uscito l'ultimo super recentissimamente, e quindi vi consiglio di vederlo, anche se spero l'abbiate visto un po' tutti. La particolarità di questo film è che non sempre c'è lo stesso attore principale, cioè tipo i primi 2-3 film sono con un attore e gli altri sono con un altro, ma sono sempre tutti fighi. C'è anche Megan Fox all'inizio, giovanissima, pazzeschissima, e a breve uscirà proprio il film di Bumblebee. Se vi siete affezionati a questo personaggio è proprio il vostro film, con Hailee Steinfeld, quindi sono super entusiasta, non vedo l'ora di andarlo a vedere. Poi abbiamo questo film che è un film Disney, tipo di quando io ero piccola, l'avrò visto tanti tanti anni fa, l'ho rivisto recentemente e mi è piaciuto un sacco, perché non è poi così sciocchino come sembra, ecco. In più ha delle canzoni a parer mio pazzesche, io adoro Hero. Poi abbiamo, vabbè, anche questi film iconici che tipo se non l'avete visti, ciao. Star Wars, anche qui vabbè, più di un film, molti 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 film. I primi sono proprio diversissimi dagli ultimi, siete proprio lo scalino, ma non ve lo fanno pesare più di tanto, perché comunque anche quelli un pochino meno recenti sono comunque fatti bene, altrimenti non sarebbe una saga così wow. La cosa bella è che gli attori che nei primi film erano giovani ci sono anche negli ultimi, non tutti ma ci sono, insomma la maggior parte, e quindi vedete proprio questo salto temporale che piano piano insomma si va ad evolvere ed è bellissimo. Poi abbiamo Rampage, Furia Animale, con uno dei miei attori preferiti, cioè Dwayne Johnson. Ogni volta che vedo che c'è un suo film dove lui è quasi sempre, ma forse sempre, il protagonista, sono super 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 emozionata, perché lui è proprio troppo forte, ti fa certe facce, certe azioni. E in questo film lui si occupa di questi animali praticamente in una riserva, e poi a un certo punto gli viene sottoposto questo caso di animali geneticamente modificati e se ne deve occupare lui con tutti i suoi bellissimi muscoletti. Alla fine mi ha lasciato tipo wow. Poi questo è un film che, per quanto mi riguarda, io che mi occupo di questo settore, quindi trucco e tutte queste cose qua, è un piacere per gli occhi, perché è fantastico. Cioè, dire che avrei voluto lavorare anche soltanto portare il caffè a chi stava facendo il trucco a questo film è riduttivo. Ed è The Greatest Showman. A parte, vabbè, gli attori, che per la maggior parte sono tutti pazzeschi, le canzoni pazzeschi, perché alla fine è una sorta di musical. Infatti ho scaricato tutta la colonna sonora, e dico tipo tutta, cioè non c'è mezza canzone che non mi piaccia. La storia è pazzesca, in mezzo ci hanno messo anche una storia d'amore tra Zac Efron e Zendaya, che è assurda. Infatti la mia canzone preferita è proprio Rewrite the Stars, che appunto è cantata da loro due. In più c'è Hugh Jackman, e vabbè, già che se le canta lui tutte le canzoni è pazzesco. Appunto, se lo andate a vedere, non l'avete ancora visto, soffermatevi su trucco, costumi, scenografie che sono spettacolari. Poi adesso iniziano i film dal retrogusto un po' antica Grecia, un po' antico Egitto e un po' antica tutto, che sono un'altra delle mie passioni. Io adoro queste cose sulle mitologie, greci, dei e chi più ne ha più ne metta. Quindi abbiamo Pompei, che tra l'altro è con Kit Harington, che è Jon Snow in Game of Thrones. Io avevo già visto questo film tanto tempo fa, prima che sapessi praticamente chi era lui, e me lo sono riguardato recentemente perché me l'avete consigliato voi e forse mi è piaciuto ancora di più. Ed è, vabbè, la storia di Pompei, che penso tutti sappiamo, il vulcano eccetera eccetera, però vi fa vedere tutto il prima, insomma tutto il contesto storico, e c'è questa storia d'amore tra lui e questa ragazza, tra l'altro bellissima. Si susseguono tutti questi eventi, io adoro i film con sfondo storico. Poi abbiamo un altro che si chiama Gods of Egypt, questo è un po' più fantasy se vogliamo, insomma con delle basi reali ma un po' stravolte. Gli attori sono pazzeschi, mi pare anche qui ci sia un attore di Game of Thrones, si capisce che mi piace Game of Thrones, che è quello che interpreta Jamie Lannister, che adesso non mi sovviene il nome, però avete capito. Effetti speciali da paura, sceneggiature da paura, quindi super approved. Poi abbiamo Hercules, che è con l'attore di uno di Twilight, invece io vi ritrovo tutte ste chicche. Mi piace un casino, perché è un film che non vi lascia mai annoiati. Di solito ci sono quei film che io inizio, poi vado là, mi metto al telefono e mi perdo un po' i pezzi, perché sono... Invece questo è tanto 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 carino, e appunto riprende
anche le 12 fatiche di Hercules, super super famose. Poi abbiamo I, Frankenstein. È un film un po' particolare perché riprende Frankenstein non nelle maniere canoniche, insomma. E all'inizio mi ha lasciato un po' perplessa perché ci vuole un po' per ritrovare tutti i pezzi, però alla fine non è così male, ecco. Poi abbiamo Crazy Night, Festa col Morto, anche questo tipo della serie Una Notte da Leoni, quelle cose che ti fanno scompisciare dal ridere, molto leggere così, commedia americana logicamente, un cast tutto al femminile, tra cui c'è anche Scarlett Johansson che mi fa impazzire. Poi abbiamo Red Sparrow, che probabilmente è un film che vi avevo detto nell'altro video, però ve lo ridico perché è spaziale. Come protagonista c'è Jennifer Lawrence, che è una delle mie attrici, se non la mia attrice femminile preferita, e qui secondo me ha fatto una parte magistrale. È un film, secondo me almeno, secondo il mio punto di vista, non adatto proprio a tutti, c'è un significato bello profondo sotto, se non volete e non lo riuscite a capire, non lo capite appunto. Parla di spionaggio, azione, molto molto veloci le azioni, si susseguono, quindi dovete stare attenti. C'è una mezza storia d'amore, però appunto ci sono delle scene molto forti che sono recitate però in maniera egregge. Poi abbiamo un altro film che, raga, è di una poesia, c'ha delle musiche, i personaggi sono... solo a ripensarci mi viene da rivederlo, ed è The Shape of Water. Penso sia uno dei film più, appunto ripeto, poetici, perché quello è l'aggettivo che mi viene in mente. È anche, a parer mio, abbastanza lento, ma non quel lento straziante, anzi la storia è molto bella, molto affascinante. Poi l'attrice recita un ruolo da muta, quindi ha dovuto fare uno sforzo immane, immagino, per esprimere tutto, insomma, tramite le espressioni, e c'è riuscita alla grande. Ci sono delle scene da brivido, anche qui effetti speciali da paura praticamente. Poi vabbè, passiamo sempre al lato nerd, qualcosa della Marvel, oltre vabbè i classici che ormai conosciamo, Iron Man, Spider-Man, Avengers e chi più ne ha più ne metta. È uscito quest'anno Black Panther. Devo dire che a fine film sono rimasta un po' delusa perché me l'aspettavo molto più di impatto, comunque è un cast bello, però poi rivedendo l'ultimo Avengers si va a riprendere un po' il tutto, quindi ti fa capire meglio alcune situazioni, alcuni personaggi, eccetera eccetera. Quindi vi consiglio di vedere Black Panther e poi di vedere l'ultimo Avengers. Poi ho visto Qua la zampa. Allora, io sono molto sensibile, cioè mi metto a piangere anche se vedo una formica attraversare la strada, questa cosa ve la ripeterò sempre. Quindi questo film, che appunto parla di questo cane che si reincarna dopo ogni vita per ritrovare il suo padrone d'origine praticamente, a parte che è una cosa troppo toccante, proprio ogni singolo la scena, ogni singola vita di questo cane che poi cambia, no? Ma ogni volta che moriva, vi giuro, era un colpo al cuore, io stavo lì con le lacrime, avrò finito tipo un pacco di Kleenex. Quindi se ve lo vedete in mood preciclo, in mood tristezza, fate bingo. Però è molto bello ed è tratto dal libro che voglio leggere. Poi ho visto Jumanji, forse anche questo ve l'avevo già detto. Ci sono in realtà due film, c'è il primo che è tra virgolette l'originale, è un pochino più antico ma ha sempre il suo fascino. Infatti quando ho sentito che facevano non il remake, perché è proprio una storia a parte, del secondo film, troppo 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 bello. In più, raga, gli attori sono qualcosa di wow. Praticamente partono questi quattro ragazzi e poi si trasformano in altre quattro persone nel videogioco. E appunto anche questi, ci sta Dwayne Johnson, ci sta Kevin Hart, raga, penso sia uno degli attori più divertenti ma allo stesso tempo pertinenti sempre che ci siano in America. È qualcosa di incredibile. In questo film ho riso come una pazza sclerotica. Poi c'è questo film che è sempre originale Netflix, non ve l'ho detto prima perché l'ho riletto adesso, che si chiama Bright, è con Will Smith. Ed è un film fantasy dei giorni praticamente nostri, fatto da Dio. Mi è piaciuto tanto 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 perché riprende la società di oggi, però in più anche una società di troll praticamente, non so come chiamarli, elfi, che sarebbero quelli ricchi e sono troppo fighi, e ognuno appunto ha una parte di città, poi ci sono le fatine, insomma è fantastico. Sicuramente, spero, ci sarà il continuo, il secondo film, e non vedo l'ora. Poi ho visto questo
questo film che è troppo cute e romantico, che non mi ricordo se l'ho visto sempre su Netflix, mi sa, e si chiama The Spirit of Christmas, quindi lo spirito del Natale. Però non pensatelo come tipo A Christmas Carol, perché non c'entra nulla, è una storia d'amore, lui è un figo pazzesco. All'inizio mette un po' di inquietudine, però poi capite, ed è super 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 cute. Avrei tantissimi altri film, ve lo dico, da consigliarvi, però voglio passare anche un po' di serie TV, quindi gli altri me li tengo per il prossimo video se vi interessa. Sicuramente mi ripeterò in questa parte di serie TV, perché vi voglio ridire le mie preferite, cioè quelle che seguo sempre. Anche nei periodi più impegnati della mia vita riesco a trovare tempo per vedermeli, perché proprio mi appassionano. E tra questi abbiamo appunto Game of Thrones. Io devo essere sincera, l'avevo iniziato tantissimi anni fa, forse 4-5 anni fa. Ho visto la prima puntata e non mi era piaciuto, e questo ho notato anche parlando con voi che è successo a tantissimi. 2-3 anni fa l'ho ricominciato sotto vostro consiglio, perché mi avete detto no, vai avanti che ti appassiona. Tac, raga, mi avete rovinato, devastato la vita e il portafoglio, perché ormai compro solo gadget, Funko Pop, insomma, di Game of Thrones, perché è pieno di personaggi, quindi trovate sicuramente qualcuno in cui immaginarvi, in cui rivedervi. E vi dico, insomma, i miei personaggi preferiti sono sicuramente Jon Snow, che io chiamo Johnny Stecchino, perché ormai lo chiamo Johnny Stecchino. Ogni volta che mi riguardo una puntata e lui appare urlo Johnny Stecchino, e sembro una pazza anche adesso a dirlo, forse sembro una pazza. Poi abbiamo Daenerys Targaryen e Tyrion Lannister, sono sicuramente i miei tre preferiti. Però riguardandolo, perché ho riniziato a guardarlo recentemente, ho rivalutato un sacco di personaggi, tra cui il mastino, Arya Stark, ma anche Sansa Stark, e quindi ve la straconsiglio. Come dico sempre a tutti, se all'inizio vi sembra noiosa o scontata, banale, continuate a vederlo, e soprattutto leggete i libri, che sono una cosa, raga, fuori dal normale, molto più dettagliati rispetto alla serie, molto meno commerciale rispetto alla serie, è molto più fantasy, quindi è pazzesco. Poi abbiamo Modern Family. Questa è una serie studiata molto bene, secondo me, perché non è mai noiosa. Parla di realtà, di vita quotidiana, di nuclei familiari diversi, però che fanno parte della stessa famiglia. E appunto ogni scenetta ha come protagoniste la coppia, i figli di questo nucleo, e li fanno scompisciare. E la cosa bella è che potete guardare ogni episodio singolarmente, anche non avendo guardato gli altri, perché non sono così collegati tra di loro da dire oddio, devo guardarmi quello prima, se no non capisco quello che sto guardando. Quindi è geniale. E poi adesso sta per uscire la 10ª stagione, quindi è da un bel po' di anni che va avanti. Infatti vedete dalla prima stagione adesso che i bimbi adesso non sono più bimbi, quindi è anche un po' nostalgica. Poi abbiamo un'altra delle mie serie preferite, perché uno dei miei film preferiti è X-Men, sempre perché mi piacciono queste cose con i superpoteri e cose ambigue. Infatti questa serie è un po' ispirata a quello, e si chiama The Gifted. Adesso sta per uscire la 2ª stagione. La prima è pazzesca, raga, non è noiosa affatto. Ci sono un sacco di persone nuove che si alternano, che ritornano, che entrano, ed è uscita l'anno scorso come serie, quindi è super recente, ci mettete un attimo a recuperarla, perché la prima stagione sono 13 episodi e appunto adesso uscirà la seconda, se non è già uscita. Poi vabbè, classico dei classici, ma non per tutti, perché ho visto che ad alcuni mette un'ansia vera e propria, e questo a me l'ha fatto la prima stagione. Sto parlando di American Horror Story, vabbè, è un cult, a parte ad avere degli attori pazzeschi. La cosa bella è che ogni stagione ha un tema diverso. Vi dico, la prima è quella che mi ha fatto più paura di tutte, insieme ad Asylum, perché secondo me sono quelle un po' più angoscianti, un po' a tema horror. Infatti io, mentre stavo guardando la prima, volevo abbandonare, perché io sono un po' caga sotto. Però ho detto no, mi piace troppo, mi piacciono gli attori, devo continuare. E infatti ho fatto bene, perché poi le mie preferite sono state Hotel, che è quella con Lady Gaga ed è favolosa, e la mia preferita in assoluto è Coven, che è quella a tema streghe e tutte ste robine così, che è favolosa. Adesso è uscita l'8ª stagione, che da quanto ho capito, perché ancora non l'ho vista, praticamente ci sono dei flashback o comunque delle scene con le serie precedenti, quindi appunto tema Coven e tutte queste cose, ed è fighissima. Poi abbiamo Jane the Virgin, se vi piace qualcosa di un po' anche qui realistico, telenovela style, c'è il narratore che parla praticamente in tutti gli episodi, che è qualcosa di spaziale, e parla appunto di questa ragazza che accidentalmente viene inseminata appunto da vergine, quindi è un po' tipo oh mio dio, si ritrova un po' così. E quindi seguite tutta la storia di Jane, che è molto 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 carina. Devo dire che alla 3ª stagione mi stava
un po' annoiando a un certo punto, però ho ricominciato adesso la quarta, è molto molto carina e l'hanno anche messa su Netflix tutte e quattro, quindi vi consiglio di andarla a guardare. Vabbè, poi non c'è bisogno, penso, che vi citi le mie preferite in assoluto, che sono Teen Wolf, The Vampire Diaries e il suo spin-off The Originals. Sono tre serie finite di un sacco di stagioni l'una. Se avete tempo, cominciatele perché sono fantastiche. Sempre a tema vampiri, licantropi, superpoteri, cose strane. Ce n'è per tutti i gusti. Un'altra è The 100, che è una serie secondo me rivoluzionaria. È pazzesca e sicuramente sarà il nostro futuro. Che parla appunto della popolazione, almeno quella rimasta, che si sposta nello spazio perché la Terra è andata completamente in fumi nucleari e cose così. Quindi non è più abitabile. Vanno appunto nello spazio, stanno lì per un bel po' di anni, tipo più di 100, e poi a un certo punto decidono di mandare un gruppo di ragazzi sulla Terra a vedere se è di nuovo abitabile. Da lì ne succedono di ogni. La mia preferita è la prima, però mi è piaciuta anche tantissimo la quinta, che è quella che è finita da poco, e adesso deve riniziare la sesta e non vedo l'ora, perché come è finita la quinta mi aspetto tanto. Poi abbiamo Shadowhunters, che è un'altra serie originale Netflix. Non a tutti è piaciuta, ho visto, ed è appunto tratta dal film, dai libri, eccetera. Purtroppo l'hanno sospesa, cioè della terza stagione mancano ancora 10 episodi che non so se vedremo, non l'ho capita questa cosa. Comunque non gli hanno dato i fondi per la quarta e quindi l'hanno chiusa. Il momento che mi stava piacendo, tac, soprattutto io la seguivo per le relazioni, insomma, tra i vari personaggi, devo essere sincera, perché poi come effetti speciali, come storia è un po' banale e non proprio fatta benissimo. Però le storie tra i vari personaggi, tutti i vari inciuci, è pazzesca. Un'altra delle mie serie preferite, che non mi sarei mai aspettata di citarvi, è sempre su Netflix e si chiama Grace and Frankie. Parla di due coppie, quindi marito e moglie. I rispettivi mariti di entrambe le coppie a un certo punto dicono di essere gay e di stare insieme all'altro marito, e le mogli rimangono tipo così, no? E da che si odiavano diventano praticamente così, pappa e ciccia. E quindi parla un po' di questa storia, di come viene processato il tutto, e alla fine è super divertente e appunto non me l'aspettavo. Quindi detto ciò, credo di avervi ammorbato abbastanza, vi ho dato abbastanza titoli, quindi ne avrete per il prossimo anno, spero. Aspetto di leggere tutti i vostri commenti, mi raccomando, ci tengo, perché mi tenete sempre informata. Se il video vi è piaciuto, pollice in su. Se ne volete anche un altro, pollice in su. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo. Ciao!